Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andremo a realizzare una scacchiera commestibile. Ebbene sì, perché ho intenzione di fare i biscotti a scacchiera. Andiamo a vedere come si realizzano. Per realizzare i biscotti a scacchiera ci serviranno due impasti base di pasta frolla. Se non sapete come si fa l'impasto base di pasta frolla, vi lascio in descrizione tutti gli ingredienti e il procedimento per realizzarlo e vi lascio anche il link di un video in cui ho fatto proprio un tutorial per farvi vedere come si fa la pasta frolla base. A una delle due dovete semplicemente aggiungere 2 o 3 cucchiai di cacao in polvere amaro, quindi la pasta frolla base più un pochino di cacao e questa è una pasta frolla base normale. A questo punto andiamo a realizzare i biscotti. Dovete semplicemente andare a creare delle palline con le mani. Dovete realizzare 6 palline di pasta frolla in questo modo, 3 bianche e 3 di cioccolato per andare a formare un biscotto. Per andare a formarlo basta semplicemente andare ad alternare le palline nel momento in cui lo disponete. Quindi andate a prendere dove avete la pallina bianca, andate a mettere una pallina di cioccolato vicino. Poi dove c'è la pallina di cioccolato sotto andate a mettere la pallina bianca. Sotto quella bianca andate a mettere quella di cioccolato, sotto quella di cioccolato quella bianca in questo modo e sotto quella bianca quella di cioccolato in modo da ottenere un effetto scacchiera così. Per formare il biscotto vi basterà semplicemente andare ad unire le 6 palline tra di loro, andarle a premere leggermente con la mano, così. E cercate sempre con le mani di andarle ad unire in modo che restino attaccate e non si vadano poi a staccare in cottura. Ecco, questo è il primo biscotto a scacchiera. Poi il procedimento ovviamente è lo stesso per tutti, quindi una volta che ne avrete creato uno, questo è uno, poi è uguale per tutti, quindi ne fate quanti ne volete, poi li andate a cuocere in forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Quindi continuate a fare i biscotti in questo modo, li mettete in forno, poi ci vediamo dopo per il risultato. Questo è il risultato finale dei biscotti a scacchiera. Io vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, vi mando un bacio enorme.